fuori scusa. Ha avuto nella fotografia militante italiana Tina Modotti e il suo grande amore. Per iniziare passiamo la parola per fare l'introduzione al giornalista Gianni Maritati, grazie per essere venuti, che è vice capo redattore della redazione cultura del TG1 della RAI. Grazie. Brevemente volevo dirvi che questo romanzo di Roberto Fraschetti è un tassello del suo mosaico narrativo, no? Lui persegue, insegue alcuni sogni, alcune situazioni, alcune atmosfere, e qui aggiunge qualcosa di nuovo ai tanti suoi romanzi che ha già scritto e pubblicato. E la lettura di questo romanzo mi ha fatto subito pensare al naturalismo francese di fine Ottocento, Émile Zola, tanto per capirci, Balzac e così via. Cioè la letteratura come indagine del reale, che non è una cosa così banale, così scontata, no? Perché la letteratura scopre di avere un potere indagatore nella realtà sociale, nella realtà personale e sociale delle persone. Non deve la letteratura avere scopi, diciamo, che si auto definiscono nel suo stretto orizzonte, ma si apre al reale. Lo scrittore è un po' come uno speleologo, no? Che scende in profondità e poi emerge con una consapevolezza nuova, con una indagine molto accurata, e ne fa dona ai lettori. E Roberto ha questa capacità di osservazione molto penetrante e dedica questo suo lavoro a una figura molto importante nella storia di Cuba, come spesso succede, però un personaggio poco conosciuto che però grazie alla letteratura in qualche modo rivive, cioè Roberto ci fa rivivere nella Cuba di 100 anni fa, nella temperie culturale, quasi nei colori, negli ambienti, nelle atmosfere di 100 anni fa. E questo è estremamente importante. Faccio un esempio tutto italiano, no? La famosa monaca di Monza di Alessandro Manzoni. Prima di Manzoni non sapeva nessuno che esistesse, cioè proprio un personaggio che dopo abbiamo riscoperto grazie al potere evocativo, poetico della letteratura. Ecco, in qualche modo Roberto Fraschetti si inserisce in questa tradizione, cioè la letteratura come epifania, cioè come svelamento, no? Per cui a un certo punto le pagine scorrono e noi ci rendiamo conto che forse siamo figli di una certa storia, non siamo venuti dal nulla, dietro di noi, prima di noi hanno combattuto, hanno sofferto tante persone. Infatti in questo romanzo ci sono due piani narrativi. Uno è tipicamente romanzesco, cioè la storia di un giornalista, Saulo, che a un certo punto si innamora di questa figura di Meglia e vuole capire qualcosa di più. E inframmezzato a questo itinerario narrativo
ci sono invece le fonti storiche dei discorsi, delle tante azioni, iniziative intraprese da Juan Antonio Meglia, che puntava tutto, poi ce lo spiegherà molto bene Roberto, sicuramente puntava tutto sull'energia dei giovani, degli studenti, sulla loro fantasia creatrice. Cercavano infatti non a caso il contatto e la collaborazione con gli operai. Quindi è un romanzo da un certo punto di vista, io lo definirei quasi energetico, cioè quasi, come dire, ci dà la giusta prospettiva delle cose, di quello che è successo, e lo fa con uno stile che non è cattedratico, non è didascalico, non vuole il narratore vero, non vuole, come dire, non si mette in cattedra, non vuole insegnare, vuole raccontare, ecco, raccontare una storia, raccontare degli eventi. Certo, uno potrebbe dire, ma vabbè, queste sono cose successe 100 anni fa, cosa mi importa? Invece è importante saperlo. Io faccio sempre un paragone rubato all'architettura, no? Avete presente, così, e vi dico anche naturalmente perché uso sempre questo paragone, le colonne ioniche, no? Lo stile ionico che a un certo punto ha delle volute. Ecco, dicono le fonti che chi ha inventato lo stile ionico delle colonne, no, si sia ispirato alle acconciature delle donne, alle acconciature femminili, cioè per dire che niente nasce dal niente, c'è sempre un, come dire, un cammino fatto anche di arresti, di sconfitte, però un cammino che va avanti, cioè la nostra vita va sempre avanti, e la letteratura, gli scrittori come Roberto in qualche modo ci regalano questi libri, perché questi libri sono come delle lanterne, no? Cioè non ti preoccupate, come se lui ci dicesse non vi preoccupate, se mi seguite un attimo vi posso raccontare una storia che sembra lontana nel tempo, ma può costruirvi ancora veramente la mente, il cuore, può edificare qualcosa di bello. Ecco, non so chi ha detto che la bellezza non va mai sprecata, no? La bellezza non va mai sprecata, e la bellezza di alcuni libri assolutamente non va assolutamente sprecata, perché poi i libri hanno questo potere di quasi magico, no? Di far rivivere persone di cui noi quasi ignoriamo l'esistenza, ma che invece hanno svolto un ruolo importantissimo, prezioso, e poi qualcuno ha preso la loro eredità, no? Che diceva il giudice Falcone, che cioè, diceva: quando non ci sarò più io, le mie idee cammineranno con altre gambe, quindi non vi preoccupate se mi uccidono, perché poi l'idea resta, il valore resta. E quindi, ecco, io devo dire francamente che non conoscevo questo personaggio storico, l'ho conosciuto attraverso le pagine di Roberto, sono rimasto coinvolto, incantato, e devo dire anzi che forse Cuba come tale è quasi un personaggio del romanzo, per come la descrive in tutti i suoi colori, i suoi sapori, la moda del tempo, la temperie culturale che c'era, fino a Modotti naturalmente è stata un gigante del Novecento, non saprei dire di più, insomma, ecco, se lo merita assolutamente. E ecco,
credo che questo, che leggere questo libro faccia bene e racconti qualcosa di vero che ancora oggi possiamo goderne e possiamo mettere a frutto. Ecco, volevo dire soltanto questo. La signora Cristiana Bachhausen Canale, che custodisce l'archivio di Namorodi, che è stato fondato 5 anni fa. Lei è considerata l'esperta più importante di Namorodi al mondo, e anche voglio dire, ringrazio tantissimo a tutte le donne che sono qua, perché sono anche loro parte del comitato di Namorodi, quindi grazie e vediamo Massimo Giulio. Buongiorno. Io sfortunatamente non ho ancora letto il libro che si presenta oggi nell'ambasciata, ma voglio raccontare una storia. Nel 1967 sono stata la prima volta a Cuba come traduttrice. Ho conosciuto i giovani della Unione dei Giovani Comunisti Cubani, che avevano un distintivo che mostrava la faccia di un giovane uomo bello, deciso, coraggioso. 15 anni dopo ho scoperto che questo distintivo aveva preso radice in una foto fatta da una donna che si chiamava Tina Modotti. Allora, anche se non ho letto il libro, io so che, conoscendo la vita di Tina, conoscendo il grande amore fra Tina e Meia, un amore che poca gente nella vita può raggiungere, anche se è stato un amore corto, breve, stroncato dai sicari di Machado. Vi voglio raccomandare di leggere questo libro, perché veramente scoprirete un uomo eccezionale. Grazie. Roberto Farschetti, che dalla sua visita di 2 mesi a Santiago de Cuba del 2006 ha iniziato un lungo periodo di ricerca sulla storia cubana e come risultato ha pubblicato 4 romanzi, Tabaco 2011, Luna Nuova 2014, Il canto delle nuvole 2017 e Il vento prima del vento 2018. Questa quadriologia, scusate il mio italiano, è basata sulla storia della famiglia Gutierrez e qui i componenti di diverse generazioni narrano attraverso le loro vite momenti importanti della storia dell'indipendenza cubana. Noi li abbiamo invitato alla Feria Internazionale del Libro della Habana 2019, dove Roberto ha presentato 2 romanzi, Il tabacco e Il vento prima del vento. Quindi questo libro che presentiamo oggi, Muoio con la rivoluzione, ispirato alla vita di Luis Antonio Meia, è il 5º volume, cioè devo dire anche che è il 5º anche voluminoso, perché non sono piccoli, che questo autore dedica al racconto dei momenti importanti e figure rilevanti della storia di Cuba. Quindi tengo molto a presentare a Roberto Fraschetti. Allora, punto di arrivo oggi è punto di partenza, punto di arrivo perché vi voglio raccontare come nasce questo libro. Stavo andando a Napoli, gennaio del 2019, ultimo weekend, era l'ultimo sabato di gennaio, stavamo in macchina, andavo a presentare i miei libri al consolato del Venezuela, ero stato invitato al consolato dalla console del Venezuela. In autostrada squilla il telefono e la voce dall'altra parte mi dice: stasera vieni a cena a casa nostra. Io dico: no, non posso, stasera sto a Napoli, l'evento è dalle 6 alle 8. Dico: allora vieni lunedì. Dico: no, non posso, perché lunedì parto per La Habana, vado a presentare i miei libri alla Fiera Internazionale del Libro. Ti richiamo.
Paola, stava giù la mia compagna, dice chi era? Dico era l'ambasciatore, cos'è Carlos, che ci invitava a cena. Dice, ma lo sai che hai detto due volte no all'ambasciatore? Dice, ma è proprio una cosa carina. Risquilla il telefono e l'ambasciatore mi dice, vieni a pranzo domani, domenica. Dico, va bene, vengo, veniamo a pranzo. Devo dire che all'inizio ero un po' teso, no? Non sapevo, sapete, io sono uno che dove si mette sta bene, però in quel momento ero un po' emozionato. Poi invece Paola e l'ambasciatore appassionato di architettura cominciarono a parlare della rigenerazione della città di La Habana e di Ostia. Noi siamo di Ostia, che in realtà sono due città di mare. Ostia in realtà meriterebbe una rigenerazione morale più che architettonica, ma a La Habana c'era in quel tempo, anzi diciamo che c'è ancora, anche se è deceduto Eusebio Leal, che ha fatto un lavoro incredibile, e c'è ancora perché certi spiriti non se ne vanno mai. Cominciarono a parlare, insomma la giornata andò avanti tranquillamente, serenamente, e poi hai scritto quattro libri, perché non scrivi qualcosa su Pulio Antonio Meglia? E io dissi sì, è un'ottima idea, perché poi alla fine avevo scritto della rivoluzione del 33, i ragazzi del 33, tutte persone che si sono ispirate a Meglia, anche se poi lui l'hanno ammazzato nel 29, ma in realtà la rivoluzione del 33, tutti quelli, Guideras, erano tutti personaggi che comunque si erano legati a Meglia. E quindi così è nata questa idea. Il problema è che non è che io mi sono avvicinato a Meglia, è stato Meglia, l'uragano Meglia, che mi ha travolto. Mi ha travolto l'uragano Meglia, come ha travolto i Caraibi, perché poi Meglia è diventato un fenomeno che ha coinvolto tutti, dal Messico all'Argentina e al Cile, per il suo modo di fare, per il suo modo di ragionare, per il suo modo di non arrivare mai ai compromessi. E allora ho deciso di scrivere questo libro. Il problema è che in Italia non c'è niente in italiano, c'è tutto in spagnolo, quel poco che c'è in spagnolo. Io andai a La Habana, conobbi i massimi esperti, Froilán González e sua moglie di Art School, e riportai alcuni libri, altri libri mi sono stati prestati qui in Italia, ma tutti in spagnolo. Ho chiesto a una carissima amica, Maria Giovanna Tamburello, che adesso è a Cuba per il vaccino, si è andata a fare il vaccino insieme ad altri 30 italiani, e lei si è messa lì e mi ha tradotto tutti i libri che io poi ho riportato sul testo, proprio perché in italiano non c'è niente. Invece credo che Meglia sia un personaggio che vada conosciuto per le sue parole chiavi, necessarie, attuali, e soprattutto perché poi alla fine è cultura. E perché esiste un ponte tra Italia e Cuba che forse ai tanti sfugge, un ponte fatto di chiari e di scuri. Allora, la storia di Cuba in quel periodo è la storia di una dittatura, poi fondamentalmente, dal 25 in poi soprattutto, di Gerardo Machado, che lo chiamano il Mussolini dei tropici, perché lui si ispira a Mussolini. Quindi io questa è quella che considero la parte scura, perché Machado ammazza a rotta di collo, due direttori di giornali scappano negli Stati Uniti, uno viene freddato sulla porta di casa per ordine di Machado, e lo stesso Machado che manderà i sicari ad ammazzare Meglia. Ma prima di questo, prima di questo evento drammatico, Meglia, io lo considero in tutti i modi un rivoluzionario vero, teoria e prassi. È uno che parla, che individua i problemi e che trova le soluzioni. Scrive all'università, prepara dei decalogi, fonda il Partito Comunista nel 25 insieme a Carlos Balino Lopez, che noi non conosciamo, noi sono figure un po' che forse non sono arrivate qui in Italia, ma che noi abbiamo l'obbligo di far conoscere, perché Balino Lopez ha lavorato a stretto contatto con José Martí, quindi c'è questo filo rosso che lega tutti questi personaggi delle rivoluzioni cubane che arrivano fino a Fidel e che arrivano fino a noi, perché la rivoluzione fidelista è ancora in marcia. Domani è una data particolare, domani ricordatevelo, perché è una data particolare, 25 novembre.
E c'è questo filo rosso che unisce tutti questi ribelli, perché i cubani, non c'è niente da fare, sono ribelli per natura. E Curio Meglia interpreta come nessuno la necessità di ribellione, ma anche di proponimento delle soluzioni all'università. Oggi noi li chiameremmo i baroni, Meglia si scaglia contro i baroni, fonda la Federazione Studentile nel 1922, il prossimo anno saranno 100 anni, fonda due riviste universitarie, la Lega Antimperialista, è comunque un vulcano. E chiaramente che cosa, se dall'altra parte c'è un dittatore che ammazza le persone per strada come se niente fosse, che autorizza ad ammazzare le persone per strada, è chiaro che Meglia diventa l'obiettivo primo, l'ossessione di Machado. Lo mettono in prigione e qui succede un'altra cosa, perché Meglia sa benissimo che in prigione lo ammazzeranno. Si usano due sistemi, o gli sparano alle spalle dicendo che ha cercato di scappare, o lo avvelenano. Lui gira sempre accompagnato da altri compagni prigionieri politici e poi inizia lo sciopero della fame. Lo sciopero della fame diventa una questione internazionale. In Messico scrivono sul Machete, in Argentina e in Cile tirano i sassi alle ambasciate cubane, perché devono liberare Meglia, diventa un problema internazionale di tutti i Caraibi, Meglia è sulla bocca di tutti. Lo liberano, paradossalmente scappa con la nave bananiera della United Fruit, lui si è scagliato tante volte contro questa, oggi la chiameremo una multinazionale, in realtà è una piora, che oggi è diventata Chiquita, fate attenzione, quando leggete il marchio Chiquita, sono loro, perché poi cambiano nome e uno si perde un po', no? Ne hanno fatte di tutti i colori. Lui si scaglia anche contro la United Fruit, contro i banchieri nordamericani, contro l'imperialismo, e alla fine scappa. Arriva in Messico, viene accolto, c'è questa scena che poi è vera, non l'ho inventata io, c'è questa scena che lui scappa con una macchina da scrivere e una valigetta. Nella valigetta ci sono pochi indumenti, ma la macchina da scrivere è il suo strumento, è lo strumento con cui dichiara guerra alla fine all'imperialismo. Tanto che anche all'università, quando lui parlava, si svuotavano le aule, i professori si lamentano, perché quando parla Meglia, le aule si svuotano, quando parla Meglia che fa i comizi, le persone accorrono, perché poi, mettiamoci anche un po' di gossip, è bello, ha questa voce profonda e sa parlare il tribuno del popolo. Cerca l'alleanza col movimento operaio, con gli operai, perché capisce bene che gli studenti sono isolati. Ecco la lungimiranza, no? Di una persona che comunque è un ribelle, è un rivoluzionario, ma sa anche, ma conosce anche le dinamiche per poter fare una rivoluzione. Quando arriva in Messico viene accolto da tutti i comunisti messicani, è un tripudio, e lì conosce Tina Modotti. Io arrivo subito a questa cosa, perché ci tengo a dire due cose, mi sono confrontato tante volte anche con l'ambasciatore. Se riduciamo Meglia e Modotti a un amore e basta, è un gossip. Guardate, Meglia e Tina Modotti, Tinissima come la chiama lui, si incontrano perché hanno dei valori da difendere, che sono i valori a difesa degli ultimi, del bene comune. Se non mettiamo questo alla base di questo incontro, sì, noi facciamo gossip, è stato un grande amore, bello, ma loro si incontrano e si sarebbero incontrati proprio in Messico, perché in quel periodo il Messico è l'espressione più alta della cultura mondiale. E loro si incontrano perché loro hanno da difendere dei valori. Questa parola valori, a me sembra che soprattutto in questo periodo, ecco l'attualità poi, di me, in questo periodo mi sembra che la parola valori non viene più ripetuta, no? Noi abbiamo dei valori da difendere, che sono la difesa del più debole e del bene comune, della giustizia, della legalità. Non esiste destra e sinistra se in un paese non c'è la legalità. Questa era la grande critica a Machado, che si è venduto Cuba, ma si è venduto tutto quello che si poteva vendere.
Meia e Tinissima si incontrano perché hanno dei valori comuni da difendere. Poi nasce il grande amore, fino all'ultima scena. Io creo questo personaggio, Saulo, che è un giornalista, che vive un po' occhi chiusi, ma io ho cercato in questo libro di fare anche un altro tipo di operazione, un omaggio a Lavana. Lavana è la città della cultura, guardate, nel 1920 a Lavana ci sono 10 teatri e sono sempre pieni, a Lavana ci sono i campioni di scacchi che passeggiano, a Lavana ci sono dei musicisti eccezionali. E la cosa particolare è questa, la luce di Lavana, non la cultura. Io ho cercato di metterla molto in risalto. Quando si fanno i workshop, i corsi di narrativa, ci dicono sempre fate attenzione al ritmo, perché le descrizioni rallentano. Ho preferito rallentare il ritmo, ma raccontare i teatri di Lavana. Ci sono una serie di personaggi che passano, Caruso, la storia di Caruso, il cantante italiano, è famosa perché poi mettono una bomba e lui scappa per Lavana vestito da opera e viene addirittura arrestato, così si narra. Ma la particolarità di Caruso è che i biglietti vengono venduti al mercato nero perché vanno subito a ruba, 10 spettacoli, 8 serali e 2 mattinè. Vengono subito venduti tutti quanti, tanto che si mette in moto il mercato nero dei biglietti di Caruso, pensate che cosa strana. E poi una serie di personaggi, il Teatro Alhambra dove si faceva spettacoli piccanti, sempre pieni. E poi ho voluto rendere omaggio a un personaggio che noi italiani magari ci dice poco, ma queste curiosità poi vanno anche raccontate. Gunersindo Galai, che è un compositore che non studiò mai musica, che cominciò a lavorare nei circhi e che come particolarità, allora visse 101 anni, morì nel 1968, eravamo nati tutti qui, quando morì. Ma la particolarità di questo personaggio è che disse: io sono l'unica persona al mondo che ha stretto la mano a Fidel e ha vissuto tutta la storia delle rivoluzioni. Immaginate che personaggio che a 101 anni ha potuto dire ho vissuto tutte le rivoluzioni. Allora, tutti questi personaggi sono una carrellata, una dietro l'altra, di quella che è la luce di Lavana. Poi c'è la parte buia, c'è il gangsterismo, c'è tutta la parte che riguarda l'importazione di rum, perché negli Stati Uniti c'è il proibizionismo. Intorno al proibizionismo si sviluppa un mondo, perché non è solo il rum che si muove, ma vanno controllati i porti, c'è tutto un sistema di collaborazione con il gangster, che chiaramente deve mantenere tutto un mondo di corruzione. Questa è la parte buia del mio romanzo. E in tutto questo c'è Meia, che chiede una rigenerazione morale, di cui forse avremmo tanto bisogno anche noi. Questo rende Meia un eroe, perché non solo ha difeso i suoi principi, ma tutti questi principi li possiamo tranquillamente attualizzare e trovare nelle sue parole delle soluzioni. Meia è riuscito a passare attraverso il tempo. Il pensiero di Meia, la figura di Meia è attualissima, e è questo che fino alla fine lo apprezziamo, anche quando con l'ultimo alito di vita tra le braccia di Tinissima, un'altra compagna attiva, dice quella famosa frase che rimane scolpita nella memoria di tutti quanti: muoio per la rivoluzione. Questa è la sua grandezza. Basta, grazie. Giorgia Pannucci, grazie mille. Prego.
un giorno di giugno del 1928, nel periodo in cui Julio Antonio suppliva Carrillo nelle funzioni di segretario generale del partito. Stavo lavorando con Rosendo Gomez, il redattore del Macete, a un articolo per il giornale dei comunisti italiani. Io lo traducevo e lui lo trascriveva in spagnolo. A un tratto entrò Julio Antonio. Disse che stava andando a un colloquio e voleva solo consegnare dei materiali. Rosendo lo invitò a prendere un caffè e a unirsi a noi. Julio rispose di avere molto da fare. Ce ne andammo al caffè Canton. Circa un quarto d'ora dopo arrivò anche Julio Antonio. La porta dell'ufficio è chiusa, disse. Mi serve la tua macchina da scrivere. Senza aprire bocca, gli allungai le chiavi. Molti anni dopo, in Spagna, ho confidato alla mia amica cubana Maria Luisa La Feta che l'incontro con Julio Antonio mi aveva sconvolto tanto che non ero stata capace di pronunciare neanche una parola. Mi sentivo paralizzata e non riuscivo ad articolare pensieri sensati. Fino a quel momento lo avevo visto solo da lontano, durante le assemblee o gli incontri di partito. Eppure, essermi innamorata di lui fu per me un vero e proprio trauma. Era un tradimento verso Guerrero, che mi aveva abbandonato per il partito eppure continuavo a pensare che non lo meritasse. Ma il rapporto con Julio Antonio divenne fin da subito passionale e più forte del mio desiderio di restare fedele a Guerrero. Per 2 mesi mi ero tirata indietro, sforzandomi di non cedere alla sua corte. Non volevo mettere Guerrero davanti al fatto compiuto, informarlo per posta della inevitabile separazione. Julio Antonio però non esisteva. E occasioni per incontrarci ed esigere da me una decisione ne aveva a sufficienza. In luglio ricevemmo la visita di Socrate Sandino, fratello del generale degli uomini liberi che combatteva in Nicaragua. In agosto organizzammo insieme un incontro di partito per ricordare Sacco e Vanzetti. Ciò che ci univa non si può descrivere con una parola. La prima volta che rimasi da sola con Julio nella redazione del Macete, sentii che tutto il mio corpo era in attesa, come un cane da caccia che all'improvviso aspetta, perfettamente immobile, in tensione. Cercai di tenere le labbra chiuse, di calmare le pulsazioni sotto l'ombelico. Sentii di non potermi alzare finché lui non si fosse allontanato. Le gambe non avrebbero retto. Lui mi condusse nella stanzetta che chiamavamo l'archivio. Ci andammo in piedi, poi sopra un mucchio di giornali. Nessuno dei due si preoccupò che qualcuno potesse entrare. Dimentica di me stessa, mi sentivo Julio. Ero Julio e Julio era me. Ero il suo desiderio e sentivo ciò che sentiva lui. Lo guardavo e mi rivedevo nei suoi occhi, dietro i quali c'era la tina alla quale aspiravo. Voglio essere ciò che è nella tua testa, Julio. Voglio essere il modo in cui mi guardi. Julio era la mia via d'accesso alla conoscenza, la migliore concezione di me stessa. Passarono i giorni e per vedere Julio gli amici non andavano più alla stanza in affitto a Topazio, ma a casa mia. Quando Julio si trasferì lì, sentii che la vita non poteva essere in altro modo. Quando uscivo, io tornavo presto, con l'urgenza di Julio, il formicolio nel ventre, il desiderio che lui mi stringesse la vita, mi accarezzasse le cosce. Sì, ero la sua donna. La sua compagna. Non avevo mai provato quel senso di appartenenza, né con Robo, né con Edward, né con Xavier. Con Julio sì. Mentre mi penetrava, mi assorbiva un piacere quasi insopportabile, che si poteva respirare, elettrizzava l'aria. Un gorgoglio misterioso danzava nello spazio. Semplicemente eravamo incoscienti dell'abbandono. Accettai di vedere la mia casa trasformata in una stazione ferroviaria affollata, purché Julio restasse. Gli immigrati cubani praticamente vivevano con noi e li ascoltavo ripetere «Oggi cadrà il Mussolini dei tropici». Venivano tutti i giorni. Se Julio non era in casa, erano ben accolti e mi chiamavano compagna Tina. Capii ben presto che se all'inizio cercavano Julio, poi era per me che venivano. Offrivo loro un caffettino e rimanevamo lì a parlare di tutto. In certi giorni la vittoria sembrava possibile e allora mi esaltavo. In altri invece mi sentivo afferrata dalla paura per il futuro di entrambi, paura di continuare a vivere, paura di venire consumata da quel logorio interiore
mentre ascoltavo le solite parole di lotta che non sembravano portare da nessuna parte. La clandestinità, quella sensazione di non avere spazio, di non poterlo occupare per intero, di camminare per le strade addossate ai muri, di consumarmi interiormente in questa vita che pure avevo scelto. È la mia volontà, cazzo, mi ripetevo, quanto sono contraddittoria e incosciente. Altre volte invece lo scoppiettio dei chicchi di caffè era piacevole e mi riconoscevo nella vita dei rivoluzionari. La mancanza di denaro era il destino di tutti e quando mia sorella Yolanda da San Francisco mi inviava qualche dollaro, erano spesi per organizzare un evento, affittare delle sedie, acquistare carta per i volantini, sempre aspettando che arrivasse la notte. A quell'ora Julio mi conduceva in camera, tenendomi per mano o mi prendeva in braccio, scansando la sedia con urgenza, per amarmi in modo nuovo che avrebbe inventato. Seduta sul suo ventre, mi avrebbe posseduta facendomi muovere su e giù, fino a farmi cadere sfinita nel suo petto, la testa appoggiata alla sua, annidata nel suo collo, svuotata di me stessa e svuotata della giornata di lavoro e delle preoccupazioni. Dimentica di tutto, la bocca aperta, estatica, tranne per il respiro sulla spalla di Julio. Le grida soffocate, la mano rivolta verso l'alto, il palmo rilassato, pieno. Vivevo in un vortice. Avevo scelto la lotta al fianco dei comunisti e ne condividevo i principi. E se prima frequentavo gli intellettuali, ora i miei amici erano attivisti, ferrovieri, muratori, e si radunavano da me insieme ad altri esiliati latinoamericani, leader operai, contadini. Qui si sta meglio che al partito, dicevano. Venivano dal Caribe, dal Nicaragua, dal Salvador. A fianco di Julio Antonio, i compagni acquistarono un fulgore inaspettato. Non erano più grigi, brillavano. Le loro passioni sfrenate provocavano conflitti istruttivi, correvano pericoli. La forza del loro ideale fu per me di ispirazione in quei mesi. Accompagnavo Julio alle assemblee e lo ascoltavo parlare con fervore. Con Julio al mio fianco potevo affrontare tutto. Il mio amico Sauro mi accompagnò altre volte verso Gary Gonzalez. Quali progetti hai nel futuro immediato? Mi domandò all'improvviso. Gli raccontai di quando Gabriel Fernandez Ledesma mi chiese di fotografare la porta di cedro rosso del convento della Merced, disegnata da lui e scolpita dai suoi alunni della scuola di scultore in Tarsio. Aveva accettato con entusiasmo perché conosceva bene il convento. Quando arrivò il momento di sviluppare la foto, senza il mio mentore al fianco, iniziai a sudare freddo. Pensai che la lastra mi sarebbe scivolata dalle mani, le braccia trasformate in legno, il tempo che non voleva saperne di passare. Una lastra va girata ogni 30 secondi affinché l'emulsione la ricopra in maniera uniforme. Il tempo è fondamentale. E poi la scelta della carta a grana fine, la più costosa. Devi distinguere la tecnica dalla magia, mi ha sempre ripetuto Edward. Ma sai che ancora oggi osservare i contorni prendere forma mi sembra un gioco di prestigio. 2-3 minuti e dall'oscurità appare la magia. Camminavo osservando tutto, attenta come un cacciatore di immagini, decisa a voler catturare ogni scena, così da fissarla nella memoria. Avanzavo lentamente, cercando i dettagli, come un animale che fiuta l'aria, con gli occhi attenti e il pensiero critico verso un mondo che escludeva sempre di più. È finito il tempo del bicchiere di cristallo, delle canne, delle rose. Ci sono i contadini che leggono il macete. Sono gli affamati del Messico, nazione della fame spaventosa come quella dell'India. Non posso sprecare lastre per una scalinata di Debotstran mentre le strade traboccano di miseria. Sai cosa dice sempre il direttore del macete? Che una fotografia è un documento irrefutabile e le mie sono uno schiaffo alla coscienza dei turchesi. Weston ha obiettato che una fotografia è anche forma. Ma che forma ha la miseria? Sappiamo rispondere a questa domanda. La miseria va raccontata in tutte le sue forme e io devo trasformarla in denuncia. Per questo mi mandano a destra e a sinistra. Sono andata a Tezcoco a un incontro di contadini. Ero l'unica donna. Qualcuno temeva che mi potesse succedere qualcosa. Io ho indossato la mia tuta da lavoro e mi sono arrampicata ovunque per fare foto dall'alto, per inquadrare più gente possibile. Era nell'interesse del giornale, sì,
ma era soprattutto un dovere verso tutte quelle persone che non possiedono altro che la dignità. Sì, questo è il mio lavoro, questo voglio fare, raccontare a tutti la strada. È questo che mi emoziona e che mi commuove. Eppure, sai, essere testimone di questo orrore non è facile, perché mi porto dietro le ferite di questa gente. Sono io stessa testimone, in strada, tra la gente, tra le persone che si muovono e vivono, gli indifesi, gli ultimi. Non è facile. Bisogna scegliere il luogo esatto, studiare i modelli, pensare la foto. Le fotografie devono esprimere dei valori e non l'aneddoto in sé. E vale per ogni immagine. Dobbiamo seguire il codice di valore del Partito Comunista. I compagni si svegliano all'alba per lavorare, lottare, condividere, battendosi contro l'oppressione, per costruire una nuova realtà. O Messico per i diseredati, per gli indigeni, i contadini, per gli ultimi della scala sociale. Fu al caffè de Nadir, il caffè di nessuno, che conobbi Saulo, un esule cubano fuggito dalla dittatura di Machado. Saulo si interessò alle mie fotografie e giorni dopo mi confessò che anche se osservate per pochi minuti, quelle immagini gli restarono impresse nella memoria per la forza e la capacità di cogliere la realtà aspra, la sofferenza di un popolo e il suo orgoglio nel vivere giorno per giorno. Mi spiegò che col trascorrere dei giorni era stato risucchiato nel vortice frenetico della capitale messicana, nell'ardore con cui tutti partecipavano alla vita culturale, impegnata nell'edificare una società utopica. A differenza dei molti che erano giunti in Messico come turisti per le culture azteca e maya o per assistere alla rivoluzione, Saulo si era immerso nella vita del paese, riuscendo a entrare in contatto con molti degli artisti e intellettuali impegnati nell'edificare i nuovi valori del Messico risuscitato. Dalla fine della Grande Guerra, l'arte si era trasformata in un evento collettivo. L'obiettivo era socializzare la creatività e distruggere l'individualismo borghese. L'attività era frenetica e l'atmosfera elettrizzante, di eccitato rinnovamento, di energia costruttiva, tanto da sembrare realizzabile ogni attività dell'intelletto, senza limiti e confini. Gli artisti, dopo le rivoluzioni di Zapata e Pancho Villa, erano tornati alla vita civile, avevano abbandonato i fucili al muro di casa e crearono e animarono laboratori culturali e scuole d'arte. Così tutti gli spazi, sia all'aperto che al chiuso, divennero tele da riempire, scuole per insegnare. Vennero utilizzate le facciate dei palazzi, delle chiese, le caserme, le sale delle università, i ministeri. Città del Messico si era trasformata in un polo di attrazione culturale per i ribelli di ogni angolo del mondo. Era per le strade che si realizzava il confronto e lo scambio di emozioni, tempo da vivere senza sprecare un solo attimo, senza guardarsi indietro. Una ribellione artistica continua, capace di organizzare e trascinare la rivolta sociale e politica. Le attività si mescolarono e si sovrapposero, si dipingeva, si suonava, si insegnava e si costruivano nuovi orizzonti. Saulo si convinse di poter iniziare una nuova vita e di poter abbandonare per sempre quella frivola e violenta della Havana, in una frenesia che non provava da tempo e che mai aveva saputo lasciare libera e che adesso esplodeva. Fu un intenso periodo, fatto di stimoli vorticosi. Tutto era genialità e stravaganze. Saulo conobbe anche i muralisti, che rifiutando la commercializzazione della tela, affrescavano muri e pareti, che restavano così a disposizione del pubblico. Si era formato un gruppo di artisti che combattevano e che avrebbero realizzato un forte legame tra movimento culturale e rivoluzione armata. Ascoltò dalla voce profonda di Diego Rivera la spiegazione della sua opera più celebre e popolare, Sogno di una notte domenicale nell'Alameda. È il murale che racchiude più di 150 personaggi che appartengono alla vita politica e storica del Messico, emblema della sventurata storia del paese sudamericano e considerata da lui stesso mezzo di propaganda e denuncia. Fu in una di queste feste che Diego propose a Saulo di scrivere tre macete, giornale in voce del sindacato rivoluzionario dei tecnici, pittori e scultori, destinato a diventare la voce dei senza voce. Saulo accettò con entusiasmo la proposta, ma il destino lo indirizzò verso altre strade.
emozione veramente sentire le parole di Dina. E adesso avremo l'intervento dell'ambasciatore di Cuba, Carlos Rodríguez Ruiz. Buonasera a tutti, grazie per essere qua insieme a Roberto Fraschetti, a Dina e a me. Grazie per quello che ha detto e grazie a te soprattutto per questo impegno che hai preso per questi anni di lavoro, penso che hai lavorato tanto in questo libro. Grazie anche per fare attenzione a quella raccomandazione che ti ha fatto la tua moglie, di rispondermi alla mia richiesta di incontro. Il fatto che lui è un romanziere, ma non lo dice tutto. La cosa che io volevo parlare con lui prima di che lui se ne andasse a lavorare, questo era il fatto. E se non mi rispondeva al giorno seguente, io insisterebbe, no? Ma te dovevo vedere prima di partire per lavorare. Perché lui sa che abbiamo fatto raccomandazioni a alcuni incontri lì a La Habana, tutto quanto, no? E niente, io credo che è stato bello. Non è, abbiamo avuto con Roberto tanti incontri, condividiamo tante visioni, tante cose. E io credo che di quei rapporti che mi prenderò sempre nella mia memoria quando torno in La Habana, già pronto. Ma mi piace, mi fa molto piacevole poter in quell'incontro parlare anche con la tua moglie. Sì, effettivamente, di tante cose della Habana, della cultura, dell'architettura della Habana, dell'istoria di Cuba, che si intrecciava con questa storia di Emilia e di Tina, che mi fa molto piacere nella continuità di queste idee, di queste preoccupazioni che abbiamo condiviso quella sera. Il fatto di farvi conoscere che fra altre iniziative stiamo spingendo per l'inizio, già pronto, sto parlando nel prossimo mese di dicembre o gennaio, l'inizio di una strategia che abbiamo chiamato Strategia Avenir d'Italia, che ha a che vedere con un microdistrito al centro della Habana. Si chiama Avenir d'Italia per il fatto de che questo micro distrito è intorno all'avenida che si chiama Avenida dell'Italia, La Habana, il centro Habana, nel municipio centro Habana. E uno dei primi interventi che lì si sta proiettando una rigenerazione integrale di questo micro distrito, si è approvato per il governo della Habana fare lì la prima zona di sviluppo speciale urbano a Cuba per il recupero integrale di tutta quella zona che ha tanti valori culturali, patrimoniali, architettonici, urbanistici, che è una zona molto importante dal punto di vista mercantile a Cuba e che si sta prevedendo che lì, fra altre cose, se metta in avvio il sistema moda Cuba, eccetera, eccetera. Ma lo che voleva soprattutto menzionare è il fatto de che il primo intervento che si farà come parte di quella strategia è precisamente un mural che si farà lì, in l'Avenida d'Italia, che lo farà il muralista italiano Joris, sicuramente tutti voi lo conoscete, quello che ha fatto a Napoli, il grande murale del Che Guevara. E Jorri dovrà andare a Cuba a gennaio prossimo per fare lì il murale di Tina Modotti e Julio Antonio Meglio. Sarà la prima azione di questa strategia. È un segno,
è un segno dell'importanza di quello che io insisto in dire: loro due sono un solo pilastro, uno dei pilastri più importanti del ponte culturale storico fra Cuba e Italia. E non dico che sono due pilastri, sono un pilastro, perché è impossibile staccare a Julio Antonio Mella e Tina Modotti quando stiamo parlando dell'Italia. E io condivido con te, Roberto, quello che hai detto, di che non si può parlare di loro soltanto guardando all'straordinario amore che hanno avuto loro due. È stato un amore di quelli che possono essere amore celebre, veramente. Un amore molto, molto, molto profondo. Lo avete sentito della stessa Tina, tutta la sincerità, la forza e l'onestità che aveva quella donna, che anche meriterebbe molta più attenzione. Io credo che Tina Modotti è una donna straordinaria, una donna che è stata danneggiata per l'effetto delle campagne, come si dice, di prestigio? Denigrazione, che le hanno fatto precisamente per lo che rappresentava Tina, per le sue idee, per il suo compromesso politico, ideologico, per la sua capacità di essere una donna avanzata per il suo tempo, una donna libera. E Tina non era soltanto una straordinaria fotografa, soltanto se guardassimo al fatto della sua straordinaria opera fotografica, meriterebbe tanto di più. E sapevo benissimo che si hanno fatto delle mostre, delle esposizioni, dei colori e tutto quanto. Ma io sono convinto che manca tanto da fare per far conoscere molto di più Tina fra i giovani, fra i bambini. Ricordo benissimo una delle mostre che siamo assistiti, scusatemi, non ricordo bene il luogo, era un piccolo paese del nord dell'Italia, ma è stata una mostra straordinaria. Tolmezzo. Certo. Tolmezzo. Avevo dimenticato il nome. Del comitato di Namodon. Certo, grazie. E ricordo quando sono arrivato lì, il sindaco erano tutti, no? Mi hanno insistito di vedere una mostra dei bambini giovani che avevano fatto delle opere artistiche ispirate nelle opere e nella vita di Tina Modotti. E logicamente io ero arrivato quasi in tempo, e ho dovuto, dopo lo vediamo, no? Doveva andare alla cerimonia di inaugurazione della mostra. E dopo siamo andati lì. È stata, io credo, la cosa più bella, assistere a quella mostra e scambiare con la direttrice e con il professore di tutti i bambini, anche con alcuni dei bambini, alcuni dei giovani in quella mostra. E mi hanno raccontato che il processo per accettare che si abbia potuto fare qualcosa del genere è stato difficile, perché logicamente dire che c'era la proposta di fare un lavoro con i giovani, i bambini ispirati in Tina Modotti creava un po' di disagio all'inizio fra la famiglia di quei bambini, quei giovani. Invece piano piano si fu aprendo la luce e la forza della verità di questa donna, e la ispirazione di questa donna trasmutata a giovani di questo secolo XXI. E quando ho parlato con loro, erano così fieri di aver scoperto
quella fonte di ispirazione che è stata una cosa bellissima, bellissima. E ho voluto menzionare questo perché io credo che questo è il lavoro che dobbiamo fare. E portare queste figure all'attualità, ma non soltanto per dire, fare incontri, io credo che queste cose sono necessarie. Io se l'ho detto a Roberto, perché lui mi diceva, con la sua onestità anche, con la sua modestia, ambasciatore, ma questo è un impegno grande e non sono sicuro se è soltanto un libro. Cioè, chiaro, lo ricordo, se l'ho detto, Roberto, hai ragione, ma ogni granello, ogni grano di sabbia conta per fare qualcosa. Dobbiamo fare tante presentazioni, libri, filmati, tutto quanto, ma la cosa più importante è essere capace di portare quell'ispirazione ai giovani e ai bambini, perché sono loro che devono continuare. Si è detto qua, già prima, l'hai detto, le idee devono continuare. I personaggi possono, devono morire per forza della natura. Fidel lo ha detto anche, e grazie che hai ricordato. Che domani sarà un giorno importante, ma Fidel sta lì, e la rivoluzione cubana è lì, continuiamo, perché siamo portatori noi delle idee che non sono nate, non sono nate nel 59, che venivano di Martì, che sono andate avanti con un personaggio come Meglia. E di questo dico, voglio dire dopo. Allora, tornando a me e a Tina, io credo che è molto importante essere capace di ispirare i giovani con questi personaggi, perché io credo che le nuove generazioni hanno bisogno dei referenti, e dei referenti che sono, che siano non diosi, dei no accademici, no personaggi così lontani, distanti. Tu hai detto, Meia è un eroe, sì, ma non è un eroe così che è nella stratosfera, niente del genere. L'altro giorno abbiamo visto a La Habana, è stato bellissimo, mi è piaciuto tanto, e nelle giornate che abbiamo fatto, tante giornate, che si è mostrato che Cuba vive La Habana nei giorni precedenti, e la Direzione Nazionale della Unione dei Giovani Comunisti della Cuba si è seduta tutta per terra davanti al mausoleo dove si guardano i resti di Julio Antonio Meglia lì a La Habana, di fronte all'Università di La Habana. E questo è stato bellissimo, era come se Julio Antonio Meglia fosse lì partecipando di quella riunione, di quella ispirazione. E queste io credo che sono le cose vere. Ma tornando a un'idea che non ho finito, me l'ho dilungato un po', è il fatto di che è vero, sono i pilastri, ma non soltanto per quel amore straordinario che anche può ispirare ai giovani. Perché no? Come l'ha detto Tina, Tina lo ha narrato con molta autenticità, forma parte della vita. Questi personaggi straordinari non sono assetti, sono persone vive come esseri umani. Ma la cosa più importante è che, è quello che condivido con te, che loro ci hanno conosciuto e loro hanno potuto approfondire quell'amore che non è soltanto amore fisico, emotivo, ni niente del genere, perché condividevano delle idee, avevano un compromesso che loro condividevano, compromesso nella lotta per la giustizia.
E questo io credo che è anche cosa bellissima. Ambidue erano due internazionalisti. Meia non soltanto muove al Messico perché per essere per caso lì, stava partecipando come parte della rivoluzione continentale. Meia non è un uomo importante solo per la storia di Cuba, non è un uomo soltanto importante per la storia di Cuba, è un uomo fondamentale per la storia dell'America Latina, di tutta l'America Latina nella prima metà del secolo XX. È anche una chiave della continuità dei processi per l'indipendenza della nostra regione. Ricordatevi che Cuba è stata l'ultima colonia persa per la Spagna nell'America Latina. E lui non ha partecipato di quello, ma lui si è messo in un rapporto molto, molto stretto con quelli portatori di quell'esperienza rivoluzionaria per l'indipendenza, di quelli che, come Carlos Paligno, non era l'unico, ma come Carlos Paligno, venivano con la staffetta, si dice? Sì. Con la staffetta della rivoluzione e le idee di Martì. Infatti, Meja è un martiano profondo, molto profondo, e fonda fra altre tante cose, tu hai menzionato due o tre impegni creativi di Meja come uomo rivoluzionario, politico, di idee, culturale, sociale. Non hai menzionato che lui ha fondato la Università Popolare José Martí, che è stato fondamentale. E non so se avete saputo che la settimana scorsa si è rifondato a Cuba l'Università Popolare José Martí di Julio Antonio Meja. E questo è un valore straordinario, perché nella sua visione di integralità della società, ricordatevi, l'internazionale comunista ripeteva proletario di tutti i paesi uniti. Proletari. Invece Meja crede che non soltanto devono essere uniti i proletari, devono essere uniti tutti. E lui stesso in sé e tutta la sua lotta è per questo, per creare unità nel popolo, nella società. E si converte, e lui diventa il ponte fra i proletari cubani e la nuova generazione che sta studiando all'Università della Habana. È un dirigente, essendo lui studiante, è un dirigente degli studenti e anche dei lavoratori. Questo non è comune verlo, perché immaginatevi, i lavoratori cubani di quel tempo non erano molto istruiti, c'era un analfabetismo enorme, era la lotta, e lui capì che se doveva portare la luce della conoscenza a tutti. Martì un'altra volta, essere culto per essere libero. E Meja, che crede tantissimo in quello, non lascia la sua visione martiana nelle idee. Come tu diceva, tutte le sue idee ha lavorato per metterla in campo, per lavorare coerentemente per quello. E niente, fare in Cuba, creare in Cuba il primo partito comunista in quel 16-17 agosto del 1925 era qualcosa molto importante. Era un paese, come tu diceva, che viveva in una situazione oppressa. Lo ha fondato un anno dopo che il Partito Comunista Italiano, che è il primo Partito Comunista Italiano. È sempre consapevole anche dei rischi
che aveva la sua vita, essendo un uomo che le piaceva la vita in tutti i piani, era un uomo di una grandissima vitalità. Non immaginarmi a me, un uomo astratto, isolato, messo in una stanza per scrivere, meglio un uomo che le piaceva la vita in tutti i piani. Questo lo approssima ai giovani. Froilán, Escobar e Adespupur raccontano quello, fra altre cose, sottolineano il fatto che per esempio a lui le piaceva la moda, le piaceva vestirsi bene, le piaceva l'uscire. E questo si può pensare, ma un dirigente comunista come quello, no, lui era un essere umano che, e io credo che queste sono delle cose belle dei processi rivoluzionari cubani, del processo storico rivoluzionario cubano, della stessa rivoluzione, che si hanno fatto sempre pensando nella vita, nel compromesso per le idee, per la giustizia, ma in modo che non si può staccare della vita, della gioia della vita, perché sennò non ha senso nessun processo rivoluzionario. E Mella ha creato il Partito Comunista Cubano, ha creato l'Università Popolare José Martí, ha creato l'Alleanza Antiimperialista, ha creato tante cose precisamente per far possibile che tutti potessero godere della vita, della giustizia, dell'eguaglianza. Era la sua convinzione. E certo, tu hai detto, Roberto, un ponte che ha delle luci e delle ombre. Ombre ci sono in questo ponte fra Cuba e l'Italia, ma non possiamo dimenticarle, anche perché formano parte della stessa storia, hanno articolato alcuni risultati. E l'assassinato di Mella forma parte di questa articolazione oscura fra la dittatura di Machado e la dittatura di Mussolini. Io ricordo benissimo quando era qua, 2000-2003, come consigliere culturale di questa stessa ambasciata, Froilán è venuto qua perché era molto interessato, ha fatto un viaggio soltanto per verificare qualche informazione che aveva ricevuto, che presumeva una coordinazione fra i servizi segreti di Mussolini e di Machado per intracciare Atina e per uscire a Mella. E abbiamo fatto tutte le gestioni per far sì che Froilán potesse accedere agli archivi storici dello Stato italiano, e ha potuto, se l'ha concesso, e ha confermato quelle articolazioni. Già anche Cristiane Barhausen in Canale aveva raccontato qualcosa del genere nel suo straordinario libro su Tina Modotti, che è stato premio di ensaio di Casa delle Americhe nel 1988. E io con Cristiane mi ha fatto molto piacere, peccato che non ha potuto essere qua, questo saluto di Cristiane, ma credo che anche lì abbiamo un valore importante, perché Cristiane durante già quasi 30 anni ha lavorato con una meticolosità straordinaria per intracciare informazioni a proposito di Tina, e conosceva molto molto bene la storia fra Tina e Mella. Infatti, quando io ho conosciuto a Cristiane Barhausen a La Habana in 1990, immaginate voi, abbiamo parlato tanto, la prima volta abbiamo parlato 7 ore, e lei mi raccontava come ha potuto accedere anche, perché a lei le hanno concesso la possibilità di accedere agli archivi statali di Cuba, dove c'è informazione su Mella e Tina che non ancora, è inedita, che ancora non sta pubblicata. E lei è rimasta colpita di constatare quel rapporto impressionante, che io non racconterò particolarità, ma me lo ha contato di quel rapporto. Immaginate
che questa descrizione che fa Tina è una parte piccola di quella sincera confermazione. E niente, io davvero, per me è un straordinario piacere poter assistere a questa presentazione. Era per me qualcosa che voleva tanto. Quelli che conoscono il mio ufficio hanno potuto vedere che il mio ufficio sta presieduto per un quadro di José Martí, un quadro di Fidel, un quadro di Camilo Cienfuegos, dato che io, un lauteño, siamo del stesso quartiere di La Habana, Camilo. È un quadro dove Tina e Meia si stanno guardando. Dice, io credo che dobbiamo fare tutto il possibile, non soltanto per raccontare quella bella storia d'amore, sino, ripeto, per far sì che i giovani italiani e i cubani, a Cuba si sente a Tina molto vicino. Io credo che abbiamo una signatura pendente. Far sì che Meia sia più conosciuto qui all'Italia, perché Meia non è un uomo, ripeto, solo per la storia di Cuba, un uomo che può dire tante cose alle nuove generazioni. Portando avanti queste idee, continueremo tutti noi con il compromesso, condividendo quelle stesse idee, sino anche condividendo il compromesso di cambiare un po' il mondo. Era lo che Meia e Tina volevano, cambiare il mondo, e lo hanno dato tutto. Meia lo ha detto, muoio per la rivoluzione. E lì si è messo un'immagine, fra altre, di Tina che si vedeva molto danneggiata nel suo viso. Sembrava che 30, 40 anni le avevano caduto sopra. Tina per la perdita di Meia. Niente, noi stiamo qua, stiamo ricordando a Tina e Meia, non so che altre cose dire che ringraziare tanto. Dobbiamo continuare a lavorare per farle conoscere, ma soprattutto per contribuire a cambiare il mondo. Grazie a tutti.